Il ponte sull'Ate Vivo è realtà. Dopo 40 anni di attesa, l'opera unisce il lungomare sud di Porto San Giorgio a Marina Palmense. Al taglio del nastro presenti i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio Calcinaro e Vesprini, il presidente della regione Marche Acquaroli, l'arcivescovo Pennacchio, il presidente della provincia Ortensi e diversi sindaci del territorio. Un folto gruppo di cittadini, a piedi e in bicicletta, hanno calcato per primi il ponte, sulle note della Junior Band Cittadine. Il momento è veramente storico per le nostre comunità, Fermo, Porto San Giorgio, perché ci guadagniamo entrambi, è un segno veramente di continuità e poi è un passo importante per i turismi delle due città, un servizio in più che attirerà sicuramente più utenti, più turisti, poi così tante persone, veramente una festa di popolo, così tante autorità e colleghi sindaci che sono venuti a riconoscerlo, bellissimo. Bella, bella. Noi abbiamo ricevuto il finanziamento nel 2018, nel 2019 è cominciata l'opera, nel 2021 dopo lo shock dei prezzi siamo dovuti ricorrere alla seconda ditta, anzi un nuovo bando, e io direi che per un'opera del genere poi essere riusciti a completarla in meno di 3 anni secondo me effettivamente è anche un successo amministrativo. Adesso la ricchezza aspetta le nostre due comunità che si arricchiranno reciprocamente. Sicuramente, cioè, abbiamo iniziato ancora prima del ponte, però questo ponte comunque porterà a questo, porterà a una collaborazione sempre più intensa. Io l'ho detto anche nel discorso iniziale, questo non è solo un'infrastruttura, un ponte, questo è un segnale tangibile di una comunità, di un territorio, di una provincia che vive insieme, lavora insieme, lotta insieme e soprattutto sogna insieme. Francesco Acquaroli. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, un saluto ai sindaci di Fermo e Porto San Giorgio, un saluto a tutti gli altri sindaci presenti, al presidente della provincia, a tutte le autorità militari, civili e religiose. E anche un saluto, oltre che alle bande, alla comunità che è venuta e accorsa a questa importante inaugurazione. Quest'opera è finanziata per il tramite della ciclovia adriatica, un'opera strategica, strutturale, che vuole dare a questa dorsale un importante strumento di crescita sotto molteplici punti di vista, quello turistico, quello ambientale e quello della mobilità sostenibile, che è comunque un elemento che in questa epoca è di prim'ordine. È un'opera che è partita finanziata dalle precedenti amministrazioni, che ringrazio, e poi ha avuto un momento di difficoltà durante la pandemia. Purtroppo tanti cantieri, molti dei cantieri che hanno attraversato quella fase purtroppo hanno avuto difficoltà. Sembrava arenata, oggi siamo all'inaugurazione. È un'opera che è simbolo di questo litorale, è veramente molto bella dal punto di vista architettonico. Non l'ho visto oggi perché ancora è giorno, ma ho visto sui social che di notte è altrettanto bella e attraente e affascinante, quindi completa anche e attrae anche, un'attrazione anche dal punto di vista sicuramente paesaggistico, e devo dire che è un'opportunità enorme perché questo era un litorale che poi veniva collegato per il tramite della statale 16. Noi sappiamo che il traffico che c'è nella statale 16 durante le ore serali e notturne, soprattutto nel periodo estivo, è un traffico intenso, perché questa è una zona ad altissima vocazione turistica, quindi era anche pericoloso per i pedoni e per i ciclisti. Quindi invece questa infrastruttura avrà un'importanza fondamentale anche per la sicurezza dei giovani, per la sicurezza della mobilità. Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova linea produttiva dello stabilimento Antonio Merloni a Matelica, alla presenza del commissario alla ricostruzione post-sisma Castelli, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida. Ricostruzione, innovazione, rilancio produttivo e sostenibilità sono le linee di indirizzo che identificano sia la struttura commissariale che guido, sia questa storia esemplare di imprenditoria dell'Appennino centrale, ha commentato il commissario Castelli. Per l'occasione anche una mostra su Enrico Mattei, storico fondatore dello stabilimento.
Nuovo appuntamento per la rassegna Incipit che ospita il professor Tommaso Di Carpegna Falconieri, professore di storia medievale all'Università di Urbino, che condurrà il pubblico nel mondo della storia in un viaggio affascinante alla scoperta di fake news e libere interpretazioni attraverso il suo libro Il labirinto del passato, 10 modi di riscrivere la storia. La rassegna è organizzata dall'Associazione Santa Croce, nelle persone di Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani. L'appuntamento è per il 20 marzo alle 21.15 all'Auditorium della Valle di Casette d'Ete, ingresso libero. La Giunta Comunale di Macerata ha approvato il progetto definitivo di restauro, miglioramento sismico e recupero funzionale dell'ex chiesa di San Rocco, finanziato con risorse del PNRR relativi agli interventi di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per un importo complessivo di 1.650.000 euro. Il progetto definitivo prevede il restauro e recupero funzionale, il miglioramento sismico della struttura e l'installazione di tutti gli impianti necessari per la trasformazione d'uso dell'ex chiesa di San Rocco in uno spazio polifunzionale destinato all'attività convegnistica, espositiva e concertistica. In occasione della giornata nazionale del fiocchetto Lilla, che ogni 15 marzo è dedicata ai disturbi alimentari, due classi del liceo scientifico e una dell'ITE di Falconara sono state ospitate nell'aula consiliare di Palazzo Leopardi per illustrare una proposta di legge simulata. La loro PDL sulle disposizioni per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi alimentari e per il supporto a pazienti e famiglie è stata scritta, presentata, emendata e votata come in una normale seduta del Consiglio regionale. La proposta, partendo da una disamina dei maggiori disturbi, affronta numerose problematiche individuando i piani di intervento possibili, le campagne di informazione e sensibilizzazione da effettuare nelle scuole, le strutture, le modalità per la formazione del personale e per il sostegno alla ricerca. Arrestati due falsi carabinieri che avevano truffato un'anziana anconetana per 6.000 euro, raccontando che il figlio si trovava in guai giudiziari. I due, nei giorni scorsi, avevano messo a segno anche altri colpi in Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Dopo aver rintracciato i due truffatori, uno a bordo di un'auto a noleggio ad Arezzo e l'altro in un treno per Napoli, il nucleo della squadra mobile di Ancona ha denunciato i due per concorso in truffa aggravata e recuperato il denaro e i gioielli sottratti alle vittime. Si sta per concludere ad Ancona il processo bis sulla strage di Corinaldo, quando nel locale Lanterna Azzurra 5 adolescenti e una madre sono morti schiacciati dalla calca. Oggi la difesa dei tre componenti della commissione di pubblico spettacolo che avevano rilasciato il permesso per l'apertura della discoteca afferma che le responsabilità sono da imputarsi ai gestori del locale. Si tratta di Matteo Principi, l'ex sindaco di Corinaldo, il vigile del fuoco Rodolfo Milani e Massimo Manna, responsabile del SUAP. La sentenza definitiva dovrebbe arrivare il 19 aprile. Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica fa sapere con un post su Facebook che è stata completata l'asfaltatura di via Fontanella e annuncia l'inizio dei lavori in via Zara, traversa di corso Umberto I, previsto per il 18 marzo. La riqualificazione delle strade fa parte del piano asfalti, grazie al quale sono già state ripristinate via Verghia, via Giusti, via Romagna e via Corridoni. Da qualche giorno anche a Monteurano ci si può sedere sulla panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere, che è stata inaugurata dall'assessora ai servizi sociali Loretta Morelli e dalle rappresentanti dell'associazione L'Alveare ODV. La cerimonia apre la rassegna Lei è Franca Viola, un progetto culturale dell'Alveare contro la discriminazione di genere, che proporrà mostre, convegni ed incontri nei mesi di marzo, aprile e maggio. Un anziano che viveva da solo a Lido delle Archi è stato trovato morto in casa. L'uomo non rispondeva più alle chiamate dei vicini che hanno fatto scattare l'allarme intorno alle 13 di oggi. Sono intervenuti i sanitari della Croce Verde e i vigili del fuoco che sono entrati in casa dal terrazzo tramite un'autoscala. Purtroppo l'uomo era già morto e i soccorsi si sono rivelati inutili.
I carabinieri del nucleo investigativo di Macerata hanno arrestato un 27enne albanese che era già sospettato di far parte di un giro di spaccio. I carabinieri l'hanno fermato a Villa Potenza e dopo la perquisizione hanno rinvenuto 4 grammi di cocaina. Hanno quindi perquisito la sua casa, dove hanno trovato 260 grammi di cocaina, 350 grammi di marijuana e una somma in contanti di 25.000 euro. Il giovane si trova ora nel carcere di Montacuto.